Su questo canale le storie che riguardano Windows nel bene e nel male si sprecano. Se volete andare a recuperarveli, usate la playlist che comparirà magicamente qui sopra. E per questo motivo non possiamo non parlare del Comic Sans, uno dei fondi di Microsoft che si trova disponibile a partire da Windows 95, perché lo si trovava su questo Microsoft Plus Pack Salamadonna, non so cos'è. Un pacchetto che espandeva e migliorava Windows ai tempi in cui l'aggiornamento del sistema operativo attraverso internet non esisteva. Ah, allora lo sapevo cos'era. Perché Microsoft ha creato questo font? E perché molti lo detestano? Beh, questa è la meravigliosa storia di questo video. Microsoft, mentre lavorava a Windows 95, lavorava anche a Microsoft Bob, un programma che girava su Windows 3.1X, Windows 9X e addirittura anche su qualche versione di Windows NT, almeno fino a Windows XP, da quel che ne so io. Era un programma che serviva ad offrire più o meno le stesse funzionalità del Program Manager di Windows, ma con un'interfaccia ancora più amichevole e facile da utilizzare. Ricordiamoci che, come vi avevo detto nel mio video di MS-DOS, il grande pubblico stava iniziando da poco ad avere personal computer e non erano abituati a utilizzare queste finestre icone. Già lo vedo, il genio nei commenti che dice: le finestre e icone già c'erano anche con Windows 1. Certo, ma questo non vuol dire che tutto il mondo sapeva come usarli. Nel senso, io stesso ho conosciuto gente che hanno avuto il primo computer a casa con Windows 98 o addirittura Windows Me. Cioè non vuol dire che se qualcosa esiste dagli anni 80 allora tutti in qualche modo l'avevano già usato. È un po' come il discorso delle macchine elettriche, esistono da 150 anni, ma solo adesso stanno avendo uno sviluppo e utilizzo di massa. Quindi Microsoft sviluppava Bob per rendere l'interfaccia ancora più user-friendly di quello che già non lo era, se paragonato con DOS. Bob prevedeva un cane chiamato Rover che, insieme ad altri personaggi, guidavano l'utente nello svolgere determinate operazioni. Un designer di Microsoft chiamato Vincent Connor vide una beta di questo Bob e non gli piaceva. Non gli piaceva in particolare il fatto che il fondo all'interno delle nuvolette che spuntavano sui personaggi di Bob fossero in Times New Roman. Lui riteneva che un testo in Times New Roman sembrava troppo formale per quello che mirava ad essere Microsoft Bob. Quindi, visto che lui già aveva creato altri font per Microsoft, si mise là a creare un nuovo font, il Comic Sans. Comics significa che doveva avere uno stile tipografico come quello dei fumetti. Infatti, lui si ispirò a dei fumetti che aveva là in ufficio, come quello del Cavaliere Oscuro. Sans significa che è un font senza grazie. Se guardate il Times New Roman, noterete che varie lettere hanno questi tratti aggiuntivi. Questi tratti aggiuntivi si chiamano grazie in italiano e il motivo della loro esistenza non fa parte di questo video. Quindi si mise all'opera per fare questo nuovo fondo, ma ci fu un intoppo. E quale fu l'intoppo? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti dei pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi vi parlo del Comic Sans, il fondo preferito da tutto il mondo. A meno questo è quello che dice il suo creatore Vincent Connor. Ma prima di cominciare vi invito, come al solito, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E lo so che oggi vi sareste aspettati un altro video, ma c'è un buon motivo, perché il video di vlog è della Madonna e quindi sarà una premiere questo venerdì. Non ve lo perdete. E inoltre, se apprezzate il mio lavoro, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Link in descrizione. E adesso andiamo a vedere l'intoppo che ci fu nello sviluppo di questo Comic Sans. L'intoppo fu che Vincent Connor non riuscì a farlo in tempo per l'uscita di Bob. E quindi lo buttarono, ma neanche per idea, lo utilizzarono per Windows 3D Movie Maker, di cui ve ne avevo parlato molti mesi fa in questo video di Breaking News. Poi, come vi stavo dicendo, venne incluso su Windows 95 Plus Pack e da lì a poco divenne un font di default per vari programmi di casa Microsoft. Nel 2011 uscì una versione aggiornata chiamata Comic Sans Pro, che manteneva lo stile ma aggiungeva altri caratteri seguendo sempre questo stile, banalmente aggiungendo nuove lettere accendate e altre robe di questo tipo. Adesso,
entriamo nel vivo della discussione. Ma perché mai il Comic Sans ha una brutta reputazione? In fondo non fa così schifo, almeno che tu non abbia una sindrome ossessiva compulsiva. Il problema di Comic Sans e della sua reputazione sta nel cattivo utilizzo che ne è stato fatto negli anni. Essendo un fondo creato per non essere formale, diciamo che in 30 anni è stato utilizzato in posti in cui non doveva essere utilizzato. Vedete questa scatola con un defibrillatore? Magari qua il Comic Sans non andava usato. A Geffen, nei Paesi Bassi, nel 2012 venne presentato un monumento in memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale. Il monumento si chiama, non so come si pronuncia, qui leggo Verzoening, la riconciliazione significa in olandese. E quindi hanno fatto questo monumento mettendo vittime di religione ebraica vicino alle vittime dei soldati tedeschi della Wehrmacht. Purtroppo il messaggio di riconciliazione non è stato colto dalla popolazione ebraica e quindi, a seguito di loro lamentele, i nomi dei caduti vennero tolti. E perché vi dico tutto ciò? Perché tutto, ma dico tutto, era scritto in Comic Sans. Guardate la targa che dice: riconciliazione in memoria di tutte le vittime della violenza della guerra. Il gruppo di lavoro che ha fatto questa targa dice che l'uso del Comic Sans è stato scelto per una questione pratica. Serviva un fondo dalle forme arrotondate e anche bello grosso che consentisse la lettura anche da una certa distanza. Secondo Google Maps ancora esiste questo monumento e vi ho lasciato il link in descrizione di Street View, così voi potete andare con i vostri occhietti cliccando e vedere proprio questa targa. Un altro caso simile è successo in Cile, dove è stata eretta la statua per l'ex presidente cileno Pedro Aguirre Cedra o Cedra, non sono bravo in spagnolo, con tutte le placche commemorative, come vedete, in Comic Sans. Per l'ultimo torneo di bowling a cui ho partecipato ci avevano mandato per email un PDF con la lista di chi giocava contro di chi e poi anche in quale pista, perché è importante anche dire chi gioca in quale pista. Beh, anche se purtroppo non posso mostrarvelo a schermo perché contiene nome di tanta gente, oltre al mio ovviamente, vi assicuro che era tutto scritto in Comic Sans. Purtroppo, a causa di questo uso e abuso del Comic Sans, le persone hanno iniziato ad associarlo al male assoluto. Infatti, anche quando viene usato correttamente, la gente si incavola. Questo accadde per esempio nel 2014, quando il Sydney Morning Herald, un tabloid australiano, stampò questa prima pagina e, nonostante il Comic Sans venne usato all'interno di nuvolette per uno stile fumetto, niente. La gente si lamentò. Nel 1999, due tizi chiamati Dave and Holly Combs misero su un movimento chiamato Ban Comic Sans. Andò avanti fino al 2019 e il movimento successivamente venne rinominato in Use Comic Sans perché, a loro dire, l'odio per questo carattere era in qualche modo sfuggito di mano, come in qualche modo già l'avevo anticipato. Ma il Comic Sans non ha solo hater. Nel 2009, un DJ radiofonico olandese, sì, siamo di nuovo in Olanda, chiamato Sander Lantiga, ha deciso di festeggiare la giornata del Comic Sans, il primo di venerdì di ogni luglio. È già passato. E a quanto pare ha talmente preso piede questa cosa che non solo lo festeggia tuttora, ma alcune aziende olandesi cambiano il loro fondo nei loro siti internet in quel determinato giorno. La rivista Times Educational Supplement, TES, che viene pubblicata nel Regno Unito, ha fatto un sondaggio nel 2020 sull'allora Twitter che ha mostrato che il 44% degli insegnanti utilizzano il Comic Sans per il loro materiale didattico. Non solo perché è facilmente leggibile, ma anche perché aiuta gli studenti dislessici. Vincent Conard non si è mai offeso per la reputazione che si è creata attorno a Comic Sans. Non solo lo trova leggermente divertente, ma c'è da dire che dal suo punto di vista Comic Sans ha avuto il successo per quello che doveva fare, cioè per quello che è stato progettato e sviluppato. Un fondo leggibile che piacesse a bambini e famiglie. Ad oggi il Comic Sans lo si trova ancora preinstallato
su sistemi operativi Windows e macOS, ma non su Linux e Android. Commento stupido in 3, 2, 1. Bravo. Benissimo pinguini, con questo video ho ripercorso la storia del Comic Sans e spero vivamente che siate arrivati fino a questo punto prima di commentare la bruttezza della miniatura di questo video. Prima di lasciarvi, colgo l'occasione per ringraziarvi e vi rimando agli altri video che porto su questo canale. Lasciate un like, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale e se volete supportarmi offrimi un caffè virtuale su Ko-fi. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.